Come? Gentili signore e signori, buongiorno. Benvenuti alla tradizionale cerimonia di consegna degli attestati di appartenenza ai nuovi soci del gruppo Lavoratori Anziani del Comune, dei distintivi ai soci del gruppo e delle medaglie d'oro al personale del Comune di Pordenone cessato dal servizio durante l'anno 2013. Prende la parola il presidente del Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti del Comune di Pordenone, signor Edo Querin. Grazie, buongiorno signori, signore prima di dire, scusatemi. Dunque, un cordiale saluto al signor Sindaco, agli assessori e consiglieri presenti, consiglieri di quel vero non li conosco e quindi... Mi scuso se... Ah, ecco. Beh, ho parlato anche di assessori, quindi insomma, ci siamo, via. Segretario generale, nuovo segretario generale, che ho piacere di rivedere dopo tanti anni di conoscenze non frequentate, ma ci ricordiamo comunque di voi. Agli amici dipendenti tutti e agli associati del circolo e del gruppo lavoratori anziani, che hanno voluto essere oggi qui con noi. Non sono molto numerosi, ma la rappresentanza è sempre qualificata, per definizione. Un altrettanto cordiale benvenuto alla signora Cal, che è responsabile delle iniziative sociali del Comitato Provinciale ANDA di Pordenone, è giusta la indicazione, da lei che qui è oggi rappresentato. Siamo onorati di ritrovarci nella sala consigliare del municipio per il nostro annuale incontro con le autorità comunali, che si svolge per tradizione il 1° maggio, da molti anni fa, per festeggiare i colleghi che hanno cessato la loro attività lavorativa nel corso del 2013, scusate. Adessi saranno consegnate, come ha detto la signora Pietera, medaglie di benemerenza, mentre attestati e distintivi di appartenenza saranno consegnati ad associati del nostro gruppo. Abbiamo trovato nuovamente sede nel Palazzo Municipale, dove siamo nati nel lontano anno 1970, ecco perché dicevo molti anni fa. All'augurio che questa possa essere una collocazione definitiva della nostra sede, aggiungiamo l'invito ai colleghi in servizio di mantenere viva con la loro adesione la nostra associazione. Stiamo vivendo, come peraltro altre associazioni consorelle, tempi e situazioni che non garantiscono il necessario ricambio augurabile generazionale degli iscritti. C'è posto soprattutto per tutti i giovani che possono iscriversi al circolo anche se non hanno i requisiti di anzianità previsti per l'iscrizione all'ANLA. A loro chiedo comunque di privilegiare la partecipazione alle nostre iniziative di carattere ricreativo, culturale e turistico. I relativi programmi vengono portati a conoscenza di tutti, anche utilizzando strumenti informatici quali la casella di posta personale che l'amministrazione ha voluto metterci a disposizione. Ringraziamo ancora l'amministrazione comunale per la cerimonia di oggi e per il sostegno che continua a darci per perseguire le finalità statutarie del nostro gruppo. Ringrazio tutti per la loro presenza e a tutti auguro una buona giornata. Grazie. Interviene ora la signora Mirella Cal, in rappresentanza del Comitato Provinciale di Pordenone, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani. Grazie, sarò breve. Buona giornata a tutti. Allora, a seguito del vostro gentile invito a partecipare alla cerimonia per la consegna di attestati di appartenenza e distintivi sociali soci del vostro sodalizio, non potendo essere presente per impegni coincidenti nello stesso giorno, ho incaricato la qui presente signora Calmirella, componente del nostro comitato direttivo, a rappresentare la nostra associazione presso di voi.
Nel ringraziarvi, colgo l'occasione per esprimervi i più sentiti e sinceri auguri per la bellissima manifestazione e esprimo a tutti voi i più cordiali saluti. Il Presidente, Maestro del Lavoro, Basso Giancarlo. Grazie. Prende la parola ora il nuovo Segretario Generale del Comune di Pordenone, Dottor Primo Perosa. Buongiorno a tutti. Anche da parte mia è un benvenuto a questa cerimonia non formale. È sicuramente per me un onore partecipare a questa prima per me cerimonia di premiazione. Un saluto particolare al Presidente Edo Querin che rivedo dopo tanti anni e devo dire che vedo con la stessa disponibilità che io avevo intravisto in lui quando ero un giovane funzionario dei servizi demografici del comune di Prata, prima di fare questo lavoro, e dove lui era già un riferimento con disponibilità quindi per i colleghi giovani dei comuni più piccoli, quindi la stessa disponibilità che adesso ha messo a disposizione in questa iniziativa. È veramente scoprire che questa organizzazione, questa azienda da un lato, ma anche famiglia che è il Comune di Pordenone, ha anche un circolo ricreativo dedicato poi a chi, dove si impegnano quelli che hanno prestato attività nel Comune. In un momento dove la società è un po' così, cioè ritrovare momenti di identità, momenti di familiarità, col posto di lavoro è sicuramente importante, è un elemento in più, non basta, ma è sicuramente un segnale che c'è qualcosa che si è lavorato e si continua a lavorare con passione. Nel mio caso, poiché è un ritorno, cioè un lavoro nella mia città, mi fa ulteriormente piacere e sicuramente se ormai comincio, sono 57 anni, forse non so se mi iscriverete o meno, ma no. Comunque chiederò la deroga sicuramente. In altre realtà sono iniziative che ho cercato di attivare perché so che importanza hanno per tutte le attività collaterali e a lato e che aiutano la coesione delle strutture, perché come in tutte le aziende ci sono i momenti di coesione e poi ci sono i momenti di frizione all'interno e quindi tutti i momenti aggregativi esterni e di relazione sono sicuramente utili. Ancora solo una parola, probabilmente dovremmo anche cambiare qualche vocabolo, ormai più che di anzianità si parla di longevità e di longevità come un valore. No, io l'ho intervista, ci sono delle fondazioni, ce n'è una a Padova bellissima che lavora oltre che gestire strutture caritatevoli di assistenza, quindi case di riposo e quant'altro, si sta allargando sulla valorizzazione della longevità. Ormai viviamo sempre più a lungo e stiamo imparando a dare, no? E a fare anche magari le cose che avremmo voluto fare e che non siamo riusciti a fare nella professione e che possiamo fare dopo avendo col tempo insomma, dell'economia difficile, ma con il tipo di sanità, con gli stili di vita, insomma, stiamo vivendo più a lungo. E quindi veramente l'augurio che, quindi sì, vabbè, meno ricambio generazionale, però siamo molto più longevi e quindi in questa longevità ovviamente ci divertiamo e anche diamo qualcosa per gli altri. No, quindi comunque le mie congratulazioni comunque ai premiati di oggi, più longevi o meno, e buona giornata a tutti. Prende la parola il vice sindaco del Comune di Pordenone, nonché assessore al personale, Renzo Mezza. Questo sindaco ha avuto il coraggio di nominarmi assessore al personale. Un ex sindacalista assessore al personale. Cioè, no, scusate, ma proprio non solo. C'è il fratello della Bin che è qua davanti, che è là seduto in fondo, e potrebbe essere anche il mio assessore, perché io anche sono dipendente comunale, quindi per completare il cerchio, insomma, per dirvi, insomma.
Per me è un po' difficile parlarvi da assessore, ve lo dico chiaramente, però una cosa sì posso testimoniare con voi, è come è cambiato il nostro ruolo, la nostra vocazione, il nostro essere dipendenti comunali. Scusate se dico il nostro essere dipendente, insomma mi considero ancora tale, lo sarò, tra 2 anni lo diventerò di nuovo, insomma, quindi. E quindi pensate come sono cambiati in questi 30 anni, io sono 30 anni che sono dipendente comunale, 31, anche il rapporto che noi abbiamo con l'ambiente esterno, con gli utenti che vengono in comune, con le situazioni che hanno avuto un'evoluzione qualche volta, fino ad oggi anche drammatica se vogliamo, perché è la Donatella che è qua con me, sa cosa significa stare negli uffici dei tributi in questo periodo, sa cosa significa essere dipendente comunale dell'ufficio dei tributi in questo momento, insomma. È un ruolo veramente difficile, per il quale non serve avere soltanto la passione per il proprio lavoro, serve proprio qualcosa in più, una vocazione, quasi un amore per la tua comunità, che ti consenta comunque di essere giusto e nello stesso tempo buono, di essere bravo ma nello stesso tempo accogliente. E sono doti che io riconosco alla nostra struttura e che probabilmente derivano, parlo con il precedente Guerin, da una cultura che ci portiamo dietro da tanti anni, insomma. Che il nostro non è solo un lavoro, ma è quasi una missione, è quasi un stare a contatto con la gente che ha bisogno, soprattutto con la gente che ha bisogno. E stiamo passando un tempo dove stanno cambiando tante cose e noi dobbiamo cambiare con il tempo che cambia, ed è molto difficile accettare i cambiamenti. Però una cosa vi dico, se lo facciamo insieme saremo capaci di dare risposte giuste e nello stesso tempo di mantenere quell'armonia che in Comune di Pordenone c'è sempre stata. Vi chiedo una mano per questo e soprattutto grazie anche all'associazione che in qualche maniera tiene il personale, mantiene nel personale quell'essere dipendenti comunali che è un valore che è aggiunto che diamo alla nostra comunità. Grazie. Interviene ora il sindaco del Comune di Pordenone, Claudio Pedrotti. È un gran primo maggio questo, non, per il premio sicuramente, per il riconoscimento, ma essere stati, aver ospitato la manifestazione nazionale, no, dei sindacati qui a Pordenone questa mattina, penso sia stato un segno di attenzione che ci è stato dato in un momento particolarmente difficile. Quindi magari ne avremmo fatti anche a meno veramente di tutta questa attenzione, però visto che c'è, cerchiamo di usarla bene fino in fondo. Io mi sono permesso stamattina di dire, come sindaco che ospitava la manifestazione, di dire una cosa, di sottolineare un aspetto importante del lavoro, che a mio avviso quello che è venuto meno in questi anni è, sembra quasi, il rispetto verso il lavoro, il rispetto, e il rispetto verso la competenza. Sembra quasi che le cose si facciano sempre in modo gratuito, in un certo senso, no? E l'emblema di questo ce l'abbiamo proprio con i nostri giovani, perché voi, siamo tutti, penso, esposti su questo fronte, voi sapete bene che oggi un ragazzo è contento se prende 800 euro con una cosa a termine, non importa se abbia il master di Harvard o abbia la terza media, sempre 800 euro gli danno, questa è la verità. Ma dove siamo arrivati? Allora, il messaggio che io ho sottolineato stamattina è che è ora di invertire la tendenza e riconoscere che lavoro, competenza e rispetto verso il lavoro e la competenza sono l'elemento essenziale che questo Paese deve recuperare. L'elemento essenziale.
Perché se non capiamo questo e non valorizziamo le cose che facciamo, non diamo valore alle cose che facciamo, niente ha valore, questa è la verità, niente ha valore. E arriviamo proprio a voi, perché pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione. Siete stati al centro di un passaggio anche di uno dei segretari nazionali questa mattina, no? In questa apparente guerra che adesso c'è tra il governo, i sindacati e viceversa, su questo tema, un unico tema veramente, ma anche su questo tema. Secondo me il tema è mal posto. È mal posto perché il vero punto della questione è, da un lato, come far riconoscere le competenze che ci sono nella pubblica amministrazione. Sembra quasi che non esistano. Non esistano. Renzo ha detto bene, noi siamo a contatto, noi, voi siete a contatto tutti i giorni con la gente di questa città, con i problemi più diversi, che si vada dal sociale, si vada dalle tasse, si vada dall'urbanistica, si vada dalle mostre, noi ci siamo. Alle pompe funebri, noi ci siamo sempre e noi siamo quelli che diamo il carattere vero di un'amministrazione attraverso di voi verso i cittadini. E se non ci sono le competenze e se non viene riconosciuta che la gente che lavora nella pubblica amministrazione è un patrimonio di competenze, e noi come politici abbiamo una grande responsabilità, perché abbiamo fatto di tutto per far passare un messaggio che invece non c'erano queste competenze e non le abbiamo alimentate nel tempo molto spesso. È la nostra responsabilità politica la situazione di oggi. Quindi il messaggio di oggi, di questo primo maggio, e a sottolineare proprio anche l'emozione, no, del premio, la vostra emozione perché basta guardarvi in faccia, è proprio questa. Dobbiamo ritornare di nuovo alla radice, noi ci siamo, noi vogliamo che questa competenza venga valorizzata. Non è vero che vogliamo fare dei cambiamenti, vogliamo certo fare dei cambiamenti, ma attraverso il fatto che le competenze siano più solide, siano aggiornate i tempi, il modo di dare i servizi diventi più consono. Ha detto bene Renzo, sia dicendo della vicinanza tutti i giorni che del fatto dei cambiamenti che sono necessari, ma in questo senso. Allora, questo mi sa che è la sintesi. Noi, per chi... volevo fare un piccolo passaggio a correzione di quanto ha detto il segretario sulla longevità. Non vorrei, con questa storia della longevità, eccetera, questo si confondesse col fatto che la pensione la vendiamo sempre più avanti. Ok? Quindi vorrei... così... Era, all'inizio sembrava che fosse più in questa direzione. Mi permetto di fare questa correzione, questa sottolineatura. Non vogliamo essere come voi avete avuto a che fare con l'assicurazione, quelle macabri algoritmi che loro hanno, la percentuale di morte, eccetera. Quelle robe lì. No, vorremmo godercela prima o poi la pensione. Proprio perché staremo meglio. Ma perché staremo meglio? Perché i servizi che noi diamo come pubblica amministrazione sono migliori e hanno garantito il fatto che oggi, se siamo qui come città e come comunità, questo non è che sia magicamente comparso durante una nottata, è frutto di un grande lavoro che in tutti questi anni è stato fatto. Ed è il vostro lavoro poi. Qualsiasi aspetto venga toccato è il vostro lavoro. Guardo questo signore con grandissima simpatia, perché qualche hobby elettronico, lui è un radioamatore se ricordo bene, lo condividiamo e durante qualche pausa di mostra abbiamo condiviso questi sfizi. Allora, grande festa, la festa è una continuazione di quella che c'era perché era una festa di fatto, in piazza 20 settembre, è una festa che vi vede partecipi e inclusi. Adesso passiamo alle premiazioni, se no li teniamo in sospeso. Volevo solo, come ho fatto in piazza, terminare tirando fuori la nostra bandiera di questo periodo. La cerimonia prosegue ora con la consegna dell'attestato di appartenenza al nuovo socio del gruppo lavoratori anziani del comune di Pordenone con almeno 20 anni di servizio. Prego i signori di accomodarsi davanti al tavolo della Presidenza.
Viene quindi consegnato. Vi accomodate qui davanti. Sì. Viene quindi consegnato l'attestato alla signora Casagrande Donatella. Si procede ora con la consegna dei distintivi ai soci del gruppo lavoratori anziani del Comune con almeno 25 anni di servizio prestato presso il Comune di Pordenone. Bin Antonella. 25 anni. Posso farti una La conosco da quando era così. Fignon Erminio. Chi la dà? La do io? Erminio, te la do io. Il sindaco consegnerà ora le medaglie d'oro al personale cessato dal servizio durante l'anno 2013 con 30 e oltre anni di servizio presso il Comune di Pordenone. Per la signora Conforto Maria e il dottor Ganzer Gilberto, impossibilitati ad essere presenti, riceve riconoscimento il presidente del Circolo Ricreativo Culturale, dottor Edo Querin. Quindi le consegno a lei. Chiamiamo adesso il signor Sist Sergio. Cade. Sergio, questa signora ormai non è in pensione, è così giovane. È longevo. Esatto, diverso ormai sono diversamente giovane. Vignando Aldo. La cerimonia è così conclusa. Auguro a tutti buona giornata. Fate adesso, se vi accomodate, per una foto di gruppo.